quando ho provato la pietra non potrei più farne senza. La mia pietra mi è fedele, se la lancio in aria, ma ritorna. Io non esco mai di casa senza la mia pietra. La metto nella borsetta e immediatamente sento d'acquisire un'identità sbarazzina e proteiforme. Che rapporto abbiamo oggi col denaro in un mondo completamente invaso dal mercato e dalle sue regole? Il provocatorio Trattato di Economia di Roberto Castello e Andrea Cosentino cerca risposte in una divertente e stralunata performance fra teatro e cabaret, in scena al Teatro Area Nord sabato 2 e domenica 3 marzo. Nel 2026 i robot di ultima generazione controllano le vite degli uomini dopo che il cosiddetto progresso tecnologico ha devastato i valori morali della società. È la storia raccontata in Chaos Humanoid B12, interpretato dalla compagnia Mulino ad Arte, sabato 2 e domenica 3 al Nest. Tu sei buddista, è vero? Ma quale buddista? Tu sei solo una sociala, mamma. Tu non tieni un amico. Enrico Iagnello porta al nuovo Teatro Sanità Eternapoli dal romanzo di Giuseppe Montesano di Questa vita menzognera, grottesca vicenda di una famiglia di imprenditori napoletani che si rappresentano come una nuova dinastia borbonica e puntano a trasformare Napoli in un grande parco tematico. Prodotto da Teatri Uniti, sarà in scena fino a domenica 3. E per la rassegna Musicos, sabato 2 a Sala Icos il concerto Sound School, con una rivisitazione in chiave jazz pop di pezzi celebri della storia della musica, da Stevie Wonder ai Queen, nell'interpretazione di Valentina Ranalli e Aldo Capasso. Il Teatro Area Nord, il Nest, il nuovo Teatro Sanità e Sala Icos potranno essere raggiunti col Polibus, la navetta gratuita del Comune di Napoli, disponibile su prenotazione.